Casa Kbir, la genesi di questo progetto. Allora, sentivamo la necessità dopo 2 anni di far nascere ovviamente una casa al nostro progetto, una casa dove potessimo accogliere tutti quelli veramente che sono le persone che credono in questo progetto. Una casa dove poter accogliere anche i giovani artisti napoletani e dare il giusto spazio. Dico sempre che con la cultura mi hanno sempre detto che ovviamente non si fanno soldi, invece no, è completamente sbagliato, e l'arte è bellezza, è armonia, è pace. Qui in questa casa noi vogliamo offrire la tradizione, la cucina napoletana e al tempo stesso ovviamente quello che ovviamente è l'arte napoletana. Produzione di birre artigianale. Quali sono le 4 birre? Allora, le 4 birre sono ovviamente la Natavoda, che è la nostra prende lager chiara, poi abbiamo prende la Iattura, che è una scoccia di whisky torbato, qui affumicata, qui abbiamo abbinato il corno napoletano, mentre alla Natavoda, come sapete, ovviamente abbiamo abbinato il nostro santo protettore, poi abbiamo prende la Pariata, che è una Imperial Stout, e qui abbiamo tra un po' lanceremo la Natavoda Red, la sorella della Natavoda, che sarà una rossa molto amabile. Il nome Kbir da dove deriva? Deriva da una amabile chiacchierata e vari esperimenti, varie volte con il nostro mastro Ghilaio, Achille Certezza. Dopo un anno di esperimenti assaggiando la corta che volevamo noi, abbiamo esclamato wow, Kbir, qui dalla Kbir. Qui a casa Kbir appunto le birre accompagneranno un menù nell'ottica della tradizione napoletana, ma che guarda anche le porzioni. Sì, allora, noi volevamo un menù di condivisione. In casa si condivide tutto, no? tra parenti, tra amici, si cucina, si assaggia, si fa, proprio qui vedete le porzioni sono che abbiamo per la pasta la mezza porzione e la forchettata, per cui le sono piccole, ma non perché vedete in un'ottica di spazio, bensì di condivisione, in modo che la stessa persona possa assaggiare più portata, la genovese, il ragù, la pasta e patate, nella stessa diciamo cena può provare più. Ma saranno anche delle porzioni per la felicità di chi sta a dieta. Sì, anche sì, diciamo. Sì. Sabrina Russo, chef di casa Kbir a Torre del Greco. Quali sono i cavalli di battaglia di questo menù in carta? Allora, cavalli di battaglia ce ne sono tanti, tra i tanti c'è sicuramente la forchettata. La forchettata perché in genere in tutte le case napoletane si arriva con gli amici, con i parenti, con i figli, se non hai nulla di pronto, apri la credenza, trovi gli spaghetti, trovi il pomodoro e condividi la classica forchettata poi da dividere, insomma, un po' con tutti. Tra le nostre abbiamo fatto quella olio, aglio, olio e tarallo, con il pomodorino tigrato del Vesuvio di Officine Vesuviane di Francesco Manzo, o la classica con un po' più massiccia, insomma, con il soffritto. C'è il classico panino, la rosetta di Malafonte con la braciola, carne a ragù, la parmigiana di melanzane che sia la classica che quella con baccalà e le alici indorate e fritte prima di metterle in parmigiano, le frittatine nell'antipasto, da quella più classica con la besciamella, con i piselli, provola e carne trita, a quella un po' più particolare con la genovese o con il ragù. Quella invece un po' più leggerina, bianca, e la frittatina di pasta e patate. E poi patate fritte fresche con le polpettine, col cacio ricotta, le carni di cillo alla brace e
dolci, i dolci classici nostri, il babà, la pastiera, la caprese e poi c'è il tiramisù con la nostra birra, come anche gli straccetti di pollo con la nostra birra e il filetto al pepe verde un po' vintage anni 80 cucinato con la birra.